La crittografia e l'informatica sono due attività umane che, prese insieme, hanno sempre esercitato un certo fascino su di me. E se procedono a braccetto, si completano a vicenda, si migliorano a vicenda. E oggi come oggi sono indispensabili l'una all'altra. In questo episodio, quindi, ho pensato di parlarti di una moderna storia di criptoanalisi e poi di approfondirne insieme gli aspetti informatici. Insomma, un po' di storia e un po' di riflessioni, come al solito, in stile pensieri in codice. Sigla! Benvenuti su Pensieri in codice, il podcast dove si ragiona da informatici, con Valerio Galano. Finalmente riesco a registrare un nuovo episodio. Ormai il tempo è davvero poco, purtroppo quest'anno è andata così. Spero però nel mese di novembre, che dovrebbe essere il mio mese di ferie. Si sentono le virgolette? Ma ad ogni modo ho quasi pronta una miniserie che mi piace tantissimo. Almeno mi è piaciuto scriverla, organizzare le collaborazioni, eccetera. Spero piacerà anche a te. Sarà composta da 3 episodi che dovrebbero uscire settimanalmente e che saranno uno più interessante dell'altro. E lo so che te la prometto praticamente da febbraio, ma ormai ci siamo. Promesso. Di nuovo. Ma ora veniamo a noi e all'argomento di oggi. Di informatica e di crittografia abbiamo già parlato in passato qui su Pensieri in Codice. Si tratta di due scienze da sempre molto legate, due aspetti dell'ingegno umano che si muovono di pari passo e che si alimentano l'un l'altro. Da un punto di vista meramente storico, la crittografia è un po' più antica dell'informatica, probabilmente fin da quando ha iniziato a comunicare, l'essere umano ha sentito il bisogno di condividere informazioni con qualcuno e contemporaneamente nasconderle a qualcun altro. Le prime testimonianze di questo atteggiamento e di prime rudimentali tecniche risalgono infatti a già più di 5.000 anni fa. E se ti piace l'idea di saperne un po' di più su questo argomento, ti consiglio di dare un'occhiata al libro Decifrare, di cui ti lascio in descrizione il link, e che offre una bella carrellata di vari metodi utilizzati nel corso della storia. È un libro che ho già consigliato qui su questo podcast, ma mi è piaciuto molto soprattutto per la sua scorrevolezza e quindi te lo consiglio di nuovo. Ovviamente, essendo una sorta di catalogo, è piuttosto generico e non approfondisce gli argomenti, però fornisce una bella serie di spunti da cui iniziare. D'altronde è anche un po' il senso di Pensieri in Codice, no? Parlarti di qualcosa e fare in modo che tu ti appassioni ad un certo argomento per poi andare ad approfondirlo in autonomia. Ma tornando al nostro argomento, l'informatica è invece una scienza relativamente più recente, soprattutto per come la intendiamo noi, e cioè come la gestione meccanizzata dell'informatica. Possiamo infatti trovare testimonianze a partire dal X secolo a.C., quindi anche qualche millennio dopo la crittografia. Ma, parlando pragmaticamente, diciamocelo, ciò che a noi amanti della tecnologia interessa realmente è tutto più o meno concentrato nell'ultimo secolo. La nascita e lo sviluppo dei computer, infatti, ha costituito quella spinta enorme al miglioramento dei metodi crittografici e ha anche reso queste pratiche più semplici e a poco alla portata sempre di più persone. Allo stesso tempo, poi, la medesima spinta innovativa ha anche aumentato le possibilità di mettere in pratica metodologie per la crittoanalisi, cioè quelle utili per la rottura dei codici, il che ha innescato a sua volta la necessità di nuovi sistemi crittografici più complessi e sicuri, il che ha portato a nuovi metodi di rottura, e così via. Tutto ciò si è quindi concretizzato in un susseguirsi di invenzioni, di avanzamenti tecnologici, una corsa del gatto col topo, una sorta di spirale esponenziale. Crittografia più avanzata, code breaking più potente, tecnologia ancora più avanzata, criptoanalisi ancora più spinta, e così via. Oggi dunque, quello che mi interessa e di cui ti voglio parlare è appunto un episodio di criptoanalisi, l'applicazione di una tecnica per rompere una cifratura di cui le chiavi originali erano ormai andate perdute nel tempo, un qualcosa che ha permesso a dei ricercatori di recuperare proprio un piccolo pezzo di storia creduto perduto.
Oggi la crittografia è veramente alla portata di tutti, e perfino nei nostri computer, gli smartphone, protegge i nostri messaggi, gli acquisti e tanto altro, senza che noi neanche dobbiamo fare nulla per metterla in funzione. Ma non è sempre stato così. Per secoli è stato difficile ricorrere ad un tale metodo di protezione delle informazioni. Bisognava conoscere le tecniche, avere tempo e capacità di metterle in atto, corrispondere con chi fosse in grado di fare altrettanto e di invertire il processo per decifrare i testi. Per questi motivi erano soprattutto personaggi di spicco a poterne fare uso. Politici, nobili, regnanti e figure importanti in generale potevano scegliere di impiegare risorse per applicare la crittografia a documenti o lettere, per impedire che le informazioni in esse contenute finissero nelle mani di nemici o concorrenti. A volte nascondere il contenuto di un testo poteva servire per proteggere segreti di Stato, altre volte per coprire le proprie tracce, altre ancora per difendere i propri interessi economici. La crittografia poteva salvare vite come insabbiare misfatti, ma quali che fossero gli scopi, sta di fatto che l'applicazione di questa pratica nel tempo ha prodotto una notevole quantità di materiale che è pervenuto a noi a volte ancora in forma non leggibile e pertanto non correttamente catalogato o attribuito ai giusti autori. In pratica, ancora oggi, abbiamo conservati in biblioteche e archivi tanti documenti non decifrati che non possono e non vengono studiati e che potrebbero essere di grande interesse storico o potrebbero andare a completare parti mancanti all'interno di importanti collezioni. L'unico modo per assegnare loro il giusto posto nella storia è decifrarli. Ma data la loro natura segreta, spesso le chiavi di cifratura venivano tenute ben nascoste e di conseguenza sono andate perdute nel tempo o intenzionalmente distrutte. Ed è qui che ci vengono in aiuto i computer e gli algoritmi moderni. Essi permettono infatti ai ricercatori che ne fanno uso di decifrare in tempi ragionevoli codici che fino a pochi anni fa avrebbero richiesto anni di lavoro. I metodi di crittografia sono infatti pensati per rendere la decrittazione impossibile, o almeno molto molto complicata, e pensare di affrontare un lavoro del genere senza l'aiuto di un moderno calcolatore implicherebbe armarsi di notevole pazienza e dover effettuare migliaia di tentativi a mano. Oggi invece un computer che esegue un buon algoritmo è in grado di sopperire a buona parte di questo lavoro, o almeno di tutta quella parte più noiosa e ripetitiva. E la storia che ti sto per raccontare parla proprio di come tre ricercatori hanno ritrovato e decifrato, a colpi di algoritmi e ragionamenti, ben 55 lettere scritte dalla famosa regina di Scozia, Mary Stuart. Queste lettere, credute perdute, fanno ora parte per la quasi totalità della corrispondenza tra Maria Stuart e Michel de Castelnau, ambasciatore di Francia, e furono inviate negli anni che vanno dal 1578 al 1584. Potrebbe non sembrare, ma si tratta di un ritrovamento che ha un'importanza storica notevole. Esso infatti innanzitutto getta nuova luce su un preciso periodo della vita di Mary Stuart e poi, come vedremo a breve, ci dà molte informazioni riguardo il metodo crittografico utilizzato all'epoca, sulle scelte per incrementare la sicurezza e persino sulla strana tipologia di errori commessi dai responsabili della codifica. Senza contare il fatto che poi si è scoperto che negli archivi britannici erano presenti già copie in chiaro di 7 delle 55 lettere, e ciò rappresenta la prova che esse furono in qualche modo intercettate e decifrate già al tempo, probabilmente ad opera di una talpa. E se ora ti stai chiedendo perché non ci si sia dedicati prima alla decrittazione di queste lettere così importanti, beh, la risposta è semplice. Esse non contenevano alcuna parte scritta in chiaro e pertanto, come ti dicevo poco fa, erano impossibili da riconoscere come appartenenti a Mary Stuart ed erano finite nel posto sbagliato, in mezzo a tanti altri documenti che non c'entravano nulla.
Mary Stuart nacque nel 1542 e salì al trono di Scozia quando aveva solo 6 giorni di vita, a seguito della prematura morte del padre Giacomo V. Inviata in Francia all'età di 6 anni per essere educata alla corte francese, a 16 sposò l'uomo che l'anno successivo divenne re di Francia e che poi morì l'anno successivo ancora. Nel 1561 poi, a 19 anni, Maria tornò in Scozia e, dopo altri 4 anni, sposò Enrico Stuart, dando alla luce un figlio che sarebbe in futuro divenuto Giacomo VI. Tuttavia, anche questo secondo marito non ebbe vita lunga e, poco dopo la sua morte, Maria si sposò nuovamente, questa volta con il conte di Bothwell. Questo terzo matrimonio però fu giudicato troppo prematuro dagli ambienti dell'alta società, anche perché il conte era sospettato di essere coinvolto nell'omicidio del precedente marito di lei, e quindi Maria si inimicò gran parte della nobiltà protestante dell'epoca, la quale la fece imprigionare a Lochleven, un castello su di un'isola al centro di un lago, dove lei fu costretta ad abdicare in favore del figlio neonato nel 1567. L'anno successivo riuscì anche a fuggire e rifugiarsi in Inghilterra cercando protezione da parte della regina Elisabetta, ma quest'ultima, considerandola una minaccia, preferì lasciare Giacomo come re di Scozia, i cui reggenti erano a favore dei regnanti inglesi, e imprigionare di nuovo Maria. La Stuart trascorse così il resto della sua vita in Inghilterra sotto la custodia del conte di Shrewsbury, vivendo nei vari castelli e tenute di proprietà di quest'ultimo. Nonostante la prigionia, però, Maria riuscì a mantenere una discreta corrispondenza con i suoi contatti in Inghilterra e in Francia, come appunto l'ambasciatore francese a Londra, Castelnau, l'altro protagonista di questa storia, o anche l'arcivescovo di Glasgow, James Beaton. Fu proprio a causa di questa sua condizione di prigioniera politica e la necessità di comunicare con i suoi collaboratori che Maria dovette ricorrere all'impiego, appunto, della crittografia. Una serie di canali di comunicazione segreti mantenuti attivi grazie ad un manipolo di persone fidate infatti le permettevano di spedire e ricevere lettere il cui contenuto andava ben oltre i normali affari di una nobildonna e amministratrice di proprietà. Non era però raro che alcune di queste missive venissero intercettate o non recapitate a causa di vari problemi, impedimenti o persino trappole. E pertanto, per evitare che occhi indiscreti ne leggessero il contenuto, molte delle lettere scritte da Maria in quel periodo venivano criptate e le 55 di cui parliamo oggi ne sono proprio un esempio. Come già accennato, fatta eccezione per una di esse, tutte le lettere trattate nel corso di questo studio di cui parliamo oggi erano interamente cifrate, quindi non vi era alcun testo in chiaro che permettesse di identificare i soggetti coinvolti, il periodo o la zona geografica. Date, mittente, destinatario, tutto risultava totalmente illeggibile e indecifrabile, e inoltre le 55 lettere erano state mischiate in un archivio che conteneva vari altri documenti, di cui molti in chiaro in italiano, dando così l'impressione che si trattasse di un'unica collezione. Probabilmente chi le aveva catalogate in quel modo aveva ricostruito in qualche modo il periodo storico, infatti sono tutti documenti del XVI secolo, ma aveva erroneamente dedotto che si trattasse di versioni cifrate e in chiaro degli stessi testi. A breve approfondiremo vari aspetti più in dettaglio, ma per ora diciamo che a grandi linee il processo di decifrazione attuato dagli studiosi è stato un misto di deduzione umana e applicazione di un algoritmo di ottimizzazione e si è svolto più o meno in questo modo. I ricercatori hanno dovuto innanzitutto eseguire una prima sessione di analisi per identificare la lingua originale del testo e per farlo hanno utilizzato l'algoritmo che tra un po' esamineremo più in dettaglio. Una volta scoperta la lingua, hanno poi potuto individuare quali fossero gli omofoni,
cioè i simboli che rappresentano le lettere dell'alfabeto, quali fossero i caratteri speciali, ad esempio un simbolo che serve a duplicare l'ultimo simbolo, e infine la struttura di base del cifrario. Il cifrario è la chiave che permette sia di criptare che di decriptare un testo. Poi sono passati ad identificare i simboli dei prefissi, dei suffissi, delle preposizioni e quelli che rappresentavano alcune parole intere. Sulla base di questa decifrazione parziale gli è stato poi possibile attribuire i testi a Mary Stuart, regina di Scozia, e capire che erano lettere indirizzate all'ambasciatore francese Castelnau. Arrivati a questo punto, esaminando altre lettere precedentemente già conosciute della corrispondenza tra la Stuart e Castelnau, i ricercatori hanno scovato anche le versioni in chiaro di cui abbiamo parlato poco fa, e così hanno potuto determinare e verificare il significato di vari altri elementi. E infine, dopo tutto questo lavoro, hanno dovuto identificare i simboli che rappresentano nomi, luoghi e mesi dell'anno, e finalmente hanno potuto completare la trascrizione e decifrazione definitiva di tutti i documenti. In tutto questo, un aspetto che ho trovato molto interessante è che nel corso di questo processo sono venuti fuori numerosi passaggi oscuri e incomprensibili poiché contenevano un gran numero di errori ortografici. E ad un esame più attento, poi, sono persino emersi dei modelli ricorrenti che difficilmente possono essere spiegati con i classici errori sporadici che ci si aspetta di commettere quando si cifrano lunghi testi a mano. Solo una volta chiarito anche quest'ultimo mistero, e a breve vedremo come, l'indagine si è potuta veramente considerare completa. Per capire come sono state decifrate le 55 lettere di Mary Stuart, dobbiamo innanzitutto capire come esse erano state cifrate originariamente. A dire il vero, il principio di base dei cifrari è rimasto invariato per secoli. Ad ogni lettera dell'alfabeto viene sostituito un simbolo che la rappresenti. Questa pratica prende il nome di crittografia tramite cifrario a sostituzione e la sua forma più semplice è rappresentata dal cifrario a sostituzione monoalfabetico, cioè quello in cui ad ogni lettera corrisponde un unico simbolo. Per esempio, possiamo banalmente costruire uno di questi cifrari facendo corrispondere delle forme geometriche alle lettere dell'alfabeto, un quadrato per la A, un triangolo per la B, un cerchio per la C e così via, magari inventandoci qualche figura irregolare perché ce ne servono ovviamente 26 in totale. Già nel X secolo, però, gli studiosi arabi avevano sviluppato una tecnica chiamata analisi delle frequenze molto efficace per decifrare questo genere di codici crittografici. Tale tecnica si basa sul fatto che alcune lettere dell'alfabeto sono usate molto più frequentemente di altre e i simboli che le rappresentano sono probabilmente presenti più volte nei testi cifrati e dunque sono più facili da identificare. Questa regola vale un po' per qualsiasi lingua, ad esempio in inglese la E e la T sono particolarmente frequenti in qualsiasi testo, in italiano vale lo stesso per la E, la A e la I. Pertanto, in un testo cifrato monoalfabeticamente assegnando un simbolo ad una lettera, noteremmo immediatamente il ripetersi con maggiore frequenza di alcuni simboli e potremmo usare questa informazione come ottima base di partenza per decrittare il testo. Nel XV secolo, quindi, proprio per ostacolare l'analisi delle frequenze, sono stati introdotti i cosiddetti cifrari omofonici, in cui le lettere più comuni sono rappresentate da più di un simbolo. Utilizzando un cifrario omofonico, quando si effettua la codifica e si deve trasformare una lettera come la E, si può dunque scegliere tra un gruppo di simboli, anziché essere costretti ad usare sempre lo stesso. In questo modo l'analisi delle frequenze viene fortemente disturbata introducendo maggiore variabilità sugli elementi più frequenti. Ripercorrendo però lo stesso ragionamento anche per le parole o le sillabe più comuni, si intuisce immediatamente che anch'esse possono rivelare schemi ricorrenti utili ai decifratori di codici e quindi possono essere a loro volta oggetto di analisi di frequenza.
Articoli, avverbi e proposizioni ne sono un esempio, ma anche i nomi propri, nel caso in cui si stia lavorando su grandi archivi monotematici. Per questo motivo, col passare del tempo, ai cifrari omofonici è stata aggiunta anche la pratica della nomenclatura, che consiste nell'usare uno specifico gruppo di simboli per indicare una parola, un nome o una sillaba di uso più frequente. In tal modo, nel corso degli anni, hanno iniziato a fare la loro comparsa testi cifrati contenenti simboli misti, alcuni a sostituire le lettere dell'alfabeto, altri per i nomi, altri ancora per le parole di uso più comune, e così via. Infine, sempre per aggiungere maggiore complessità per disturbare l'analisi delle frequenze, è stato introdotto anche l'utilizzo di simboli nulli, che devono semplicemente essere ignorati durante la decifrazione, e di simboli speciali, che indicano necessità particolari, come ad esempio ripetere il simbolo precedente o cancellarlo. Dato il loro buon livello di sicurezza, quindi, i cifrari a sostituzione omofonica corredati di nomenclatura e simboli speciali sono stati utilizzati per secoli. Inizialmente, quindi, i ricercatori si aspettavano già che le 55 lettere fossero cifrate tramite un cifrario omofonico con nomenclatura e simboli speciali. Tuttavia, non avevano idea a priori di quale fosse la lingua in cui erano state originariamente scritte. Come già detto, infatti, non era presente alcuna parola in chiaro e inoltre, sommando tutti i documenti, si ottenevano ben 219 simboli distinti, quasi 10 volte quelli di un normale alfabeto. L'unico modo per decifrare un testo del genere, quindi, è ricostruire il cifrario, cioè la mappatura tra i simboli e i loro rispettivi significati, e dunque per iniziare a capirci qualcosa era essenziale cominciare a individuare almeno quali fossero i corrispondenti delle lettere alfabetiche. E per risolvere questo problema i ricercatori avevano un'arma molto potente e versatile a loro disposizione, un cosiddetto algoritmo di ottimizzazione. Di ottimizzazione abbiamo già parlato qui su Pensieri in Codice negli episodi, ad esempio sul problema del commesso viaggiatore, quindi se non hai proprio idea di cosa io stia parlando, ti consiglio di recuperarli per avere un quadro più generale. Riassumendo brevemente, però, il problema di recuperare la chiave di un cifrario a partire solamente dal testo cifrato è perfettamente riconducibile ad un problema di ottimizzazione. A tale scopo si esegue l'algoritmo per calcolare una serie di possibili soluzioni e individuare fra esse quella definita ottima, ossia quella che totalizza un punteggio maggiore in base ai criteri specificati dall'utente. Una volta individuata, tale soluzione probabilmente corrisponderà a quella corretta, che nel nostro caso è la chiave originaria utilizzata per cifrare il testo. I ricercatori di questo studio si sono quindi affidati alla ricerca stocastica, una famiglia di tecniche ampiamente utilizzate per la ricerca di soluzioni ottime, e nello specifico hanno fatto uso della cosiddetta hill climbing, che è una tecnica relativamente semplice e comunemente utilizzata. Per assegnare il punteggio ad una soluzione candidata, hanno stabilito il criterio di valutare la qualità del testo decifrato ottenuto utilizzandola. Quindi in pratica hanno deciso che migliore era il risultato di una decifrazione e migliore era la chiave utilizzata per ottenerla, abbastanza logico. So che detta in questo modo potrebbe sembrare un'affermazione banale, ma tieni sempre a mente che ad un algoritmo vanno date istruzioni precise ed esaustive perché possa lavorare correttamente. E come hanno fatto quindi i ricercatori a calcolare praticamente questo valore di qualità? Beh, matematicamente è un po' complicato da spiegare in un podcast, ci sono formule, logaritmi e sommatorie, quindi se ti interessano i dettagli ti ricordo sempre che in descrizione trovi i link alle fonti di tutto quello che dico, ma possiamo provare a descrivere il tutto a grandi linee. Punto primo. Prima di applicare l'algoritmo, i ricercatori hanno provato a indovinare quale fosse la lingua originale dei documenti e per essa hanno calcolato con che frequenza appaiono normalmente le sequenze di 5 lettere. Per farlo hanno utilizzato un corpus di testi selezionati nella lingua scelta e hanno contato le frequenze dopo aver rimosso spazi e punteggiature.
Quindi, per capirci, immaginiamo ad esempio di fare questa operazione per l'italiano, che poi è la lingua che hanno provato per prima. Sceglieremmo un corposo elenco di testi, elimineremmo completamente spazi e punteggiatura e poi andremo a calcolare con che frequenza compaiono tutti i quintetti di lettere. In una frase tipo «Il mio cane si chiama cane», sì, come quello del tenente Colombo, andremo ad estrarre sequenze del tipo «il mio» o «l mioc» o «mioca» e così via. So che così non sembra avere molto senso, ma pensa ad una sequenza come «zione». Ti renderai subito conto che questa sarà molto più usata di altre in un testo in italiano. Ad ogni modo, di tutte queste sequenze dovremo poi stilare una classifica. Più volte le abbiamo incontrate e più in alto saranno nell'elenco. Il risultato di tutto ciò sarà la nostra statistica di riferimento. Durante l'esecuzione dell'algoritmo, quindi, per valutare una decifrazione provvisoria realizzata tramite una chiave candidata, i ricercatori hanno controllato le occorrenze delle sequenze di 5 lettere nel testo decifrato e le hanno messe in rapporto con la loro statistica di riferimento. In pratica, tenendo conto delle differenze di lunghezza tra i testi, più le frequenze relative tra decifrato e riferimento si avvicinavano, più la chiave usata veniva considerata di qualità. Tornando quindi al nostro esempio per la lingua italiana, dicevamo che c'è da immaginare che la sequenza azione sia molto più presente di altre come otare o edere e pertanto la chiave è da considerarsi migliore rispetto ad un'altra se produce un testo che rispetta maggiormente tali proporzioni. Spero di essere riuscito a spiegarmi o, in caso contrario, possiamo sempre continuare il discorso nel gruppo Telegram di Pensieri in Codice, lo trovi sul sito di pensierincodice.it con due i o semplicemente cercando su Telegram. E comunque, ad essere onesti, anche il paper originale non mi è sembrato esaustivo su questo punto. Ho provato ad esempio a cercare informazioni sul perché scegliere proprio sequenze di 5 lettere, ma non ho trovato granché e credo che sia un argomento più legato alla linguistica. Se quindi tu che mi ascolti hai maggiori conoscenze in merito, magari contattami che potremmo parlarne in un prossimo episodio. Ma tornando agli aspetti più informatici della questione, dicevamo che applicando l'algoritmo di Hill Climbing al problema di individuare una chiave crittografica si ottiene un procedimento di ricerca della soluzione ottima. Ad ogni iterazione l'algoritmo genera una mappatura in modo semi-casuale, la utilizza per decifrare il testo e calcola un punteggio per il risultato ottenuto. Se tale punteggio è migliore del precedente, la nuova mappatura viene utilizzata come base per la prossima iterazione, altrimenti viene scartata e l'algoritmo continua a usare come soluzione di partenza la chiave attuale. Ricorda sempre che le parole chiave, soluzione e mappatura in questo contesto sono sinonimi. Il processo quindi prosegue in questo modo finché giro dopo giro non arriva ad un punto nel quale non riesce più a migliorare la chiave. Il trucco sta nella generazione della mappatura che di volta in volta viene fatto eseguendo solo un piccolo cambiamento rispetto alla versione precedente. Nel nostro caso specifico sono stati utilizzati solo due tipi di modifiche della soluzione candidata, lo scambio di due simboli qualsiasi e la riassegnazione di uno qualsiasi dei simboli. Cioè in pratica l'algoritmo ad ogni modifica della chiave poteva provare una tra due strade, o scambiava due lettere corrispondenti a due simboli, quindi se prima il quadrato corrispondeva ad A e il triangolo a B poteva provare a invertirli, oppure assegnava una differente associazione tra una lettera e un simbolo, quindi se prima la A corrispondeva al triangolo, poteva provare a farla corrispondere ad esempio al cerchio. Il nome Hill Climbing sta ad indicare che l'algoritmo progressivamente scala verso soluzioni sempre migliori, come un individuo che passo dopo passo scala una collina verso la vetta. Ma questa affermazione appare molto più chiara se vai ad esempio a consultare il paper originale che alla figura A20 dell'appendice A evidenzia la rappresentazione grafica dell'algoritmo.
Quello che però è molto interessante è che in generale, nella maggior parte dei problemi di ottimizzazione, potrebbero esistere più colline, più massimali, quindi più soluzioni che matematicamente sembrano corrette, ma di cui solo una lo è veramente e viene chiamata massimo globale. E benché ultimamente tantissimi facciano di tutto per farci credere il contrario, i computer non hanno ancora sviluppato una vera intelligenza, perciò esiste sempre il rischio che un algoritmo rimanga matematicamente bloccato in uno di questi massimali locali. Se li immaginiamo infatti proprio come una serie di collinette, di cui solo una è la più alta di tutte, possiamo intuire facilmente che ci sia la possibilità concreta che l'algoritmo si incammini lungo un pendio sbagliato e, una volta in cima, potendo attuare solo minime modifiche alla chiave, resti intrappolato in quella che crede essere la soluzione migliore. Un po' come un uomo che ad ogni passo controlla ottusamente l'altitudine a cui si trova e non vuole mai che essa diminuisca, no? La vetta più alta è in realtà un'altra rispetto a quella dove si trova, ma qualsiasi passo egli faccia in qualsiasi direzione provoca una diminuzione di altitudine prima che questa aumenti di nuovo. Per superare problemi del genere con l'hill climbing, dunque, si è soliti eseguire più volte l'intero processo partendo sempre da una diversa soluzione iniziale generata in modo casuale. Ma nel nostro caso specifico, l'algoritmo impiegato dai ricercatori è stato una variante dell'hill climbing, chiamata simulated annealing, che risolve il problema dei massimali locali consentendo alcuni cambiamenti di pendenza che comportano un punteggio peggiore nel percorso intermedio. Le difficoltà incontrate durante questo studio comunque non sono state solo di tipo informatico o matematico. Come anticipato, l'algoritmo di ottimizzazione ha permesso infatti di recuperare la mappatura dei simboli omofonici tramite un processo quasi totalmente automatico, ma tutti i simboli della nomenclatura, che rappresentavano parole comuni, parti di parole, nomi o luoghi, hanno richiesto molto altro lavoro. All'inizio i ricercatori, non avendo modo di sapere quali simboli fossero omofoni e quali invece rappresentassero altre entità linguistiche, hanno applicato l'algoritmo di hill climbing ipotizzando che ogni simbolo potesse rappresentare una qualsiasi lettera dell'alfabeto. Il primo tentativo è stato fatto supponendo che la lingua originale dei testi fosse l'italiano, dato che essi erano stati rinvenuti in una collezione contenente quasi solo materiale nella nostra lingua, ma ciò non ha portato a nulla di concreto. Solo quando, dopo vari tentativi, i ricercatori hanno provato con il francese, hanno finalmente ottenuto una prima decrittazione sensata e di conseguenza una prima mappatura valida. Seguendo questa linea, dunque, il processo è andato avanti come un susseguirsi di esperimenti. I ricercatori hanno lavorato formulando un'ipotesi e sfruttando poi l'algoritmo di ottimizzazione e la relativa decifrazione per verificarne la bontà. Ad esempio, hanno ipotizzato che un certo simbolo potesse servire a duplicare l'ultima lettera e con tali presupposti hanno eseguito una versione riconfigurata dell'algoritmo di ottimizzazione. Poi hanno ipotizzato che il tal simbolo servisse a cancellare l'ultima lettera e di nuovo hanno eseguito la decifrazione. Hanno provato a considerare i simboli diacritici come rappresentanti di parole o in generale qualcosa di differente rispetto alle singole lettere, sulla base del fatto che i cifrari di quel periodo utilizzavano questo tipo di approccio, quindi li hanno esclusi per affinare i risultati dell'esecuzione dell'algoritmo. Ogni nuova ipotesi era seguita da una o più verifiche automatizzate tramite l'esecuzione di ottimizzazione, decrittazione e valutazione della bontà del risultato. Se l'ipotesi veniva confermata, si fissava un nuovo tassello del puzzle e si passava poi al successivo. Insomma, si è trattato di un vero e proprio processo di risoluzione di un enigma, ad eccezione del fatto che l'algoritmo di ottimizzazione gli ha fornito un enorme aiuto occupandosi della parte più pesante e noiosa.
Solo dopo molti tentativi è stato finalmente raggiunto un grado di decrittazione tale da poter leggere i documenti abbastanza chiaramente da permettere di identificare anche i simboli che rappresentavano persone o luoghi. Sì, perché senza il dizionario della nomenclatura a disposizione è stato indispensabile poter leggere la maggior parte del testo per poi ricostruire e indovinare i soggetti, i luoghi e gli eventi sulla base di altre fonti. Come in un racconto in cui nel testo mancano solo alcune parole, si sa dove mancano, si sa che sono nomi e si sa anche quando due spazi corrispondono allo stesso nome, e per indovinarli è necessario riuscire a leggere abbastanza da poter capire fatti e contesto. Alla fine i ricercatori sono arrivati a stabilire che l'autrice delle lettere fosse Maria Stuart, regina di Scozia, e hanno quindi preso in considerazione nomi di personaggi e luoghi che potevano in qualche modo essere legati a lei, amici, conoscenti, congiunti, proprietà, sedi nobiliari, eccetera, finché finalmente non li hanno individuati. Non ci vengono raccontati i dettagli, ma diciamo che non deve essere stato affatto semplice, se consideriamo che ad aumentare il livello di sicurezza della crittografia, nelle lettere segrete di Maria Stuart non solo era stato criptato il testo ed era stata utilizzata la nomenclatura per codificare i nomi, ma questi erano stati persino sostituiti utilizzando pseudonimi e nomi in codice. Tra gli aspetti che ho trovato più interessanti di questo studio c'è poi sicuramente l'importanza che hanno ricoperto gli errori di cifratura. In qualsiasi testo cifrato storico è probabile trovare errori di cifratura casuali come l'omissione di un simbolo, l'aggiunta di uno di troppo, l'uso di un segno sbagliato. Ci si aspetta di trovare errori sporadici nei documenti perché la cifratura manuale è un processo complicato e una distrazione o un po' di confusione sono più che comprensibili. Tuttavia, in alcuni documenti di questo studio la percentuale di errori si è rivelata essere piuttosto alta, rendendo tra l'altro anche più complessa la decifrazione e l'interpretazione. Inoltre, un esame più approfondito ha mostrato anche che molti di questi errori erano sistematici, cioè accadeva spesso che alla stessa lettera corrispondesse lo stesso simbolo errato, una cosa tutt'altro che normale. E poi alcuni si sono verificati decine di volte, spesso all'interno dello stesso documento, non potevano essere semplicemente casuali. Inizialmente i ricercatori hanno pensato che si trattasse di errori dovuti alla somiglianza grafica, come ad esempio l'uso di un simbolo senza il punto al posto di uno con il punto o viceversa. Tuttavia questo tipo di sbaglio rappresentava solo una piccola percentuale del totale. Esaminando quindi altri cifrari utilizzati da Maria, hanno invece notato che il cifrario ricostruito in questo studio, che hanno chiamato cifrario Maria Castelnau, condivide diverse caratteristiche come i diacritici, i simboli omofoni e la maggior parte del vocabolario con un altro chiamato cifrario di Maria Beaton e utilizzato sempre dalla Stuart per comunicare con James Beaton, arcivescovo di Glasgow e suo ambasciatore in Francia. L'ipotesi, quindi, è diventata quella che si siano verificati errori sistematici quando un segretario ha dovuto codificare molte lettere utilizzando contemporaneamente cifrari diversi. Poteva capitare, infatti, che Maria inviasse nello stesso giorno tante comunicazioni a vari soggetti, ognuna da proteggere con uno specifico cifrario, ed è altrettanto probabile che il lavoro di cifratura fosse affidato ad un'unica persona. E molti di questi sbagli possono proprio essere spiegati dal fatto che il segretario abbia erroneamente utilizzato il simbolo grafico preso da un cifrario piuttosto che da un altro. Quando un addetto alla cifratura infatti iniziava a usare un nuovo cifrario con cui non aveva ancora familiarità, è probabile che cercasse nella tabella ogni singolo simbolo grafico con estrema attenzione. Ma dopo un po' di tempo è altresì probabile che egli iniziasse a memorizzare i simboli corrispondenti alle lettere più frequenti e non sentisse più il bisogno di dover sempre consultare la tabella ad ogni singolo passaggio.
Tuttavia, un comportamento del genere tendeva evidentemente a generare confusione e far sì che, a volte, la persona sbagliasse e utilizzasse erroneamente un simbolo preso dal cifrario sbagliato, dando così vita a un fenomeno che i ricercatori hanno definito contaminazione incrociata dei cifrari. Solo dopo aver compreso questo fatto è stato possibile finalmente decifrare e interpretare correttamente tutti i vari passaggi che ancora risultavano oscuri nei documenti del gruppo Mary Castelnau, e lo si è fatto, appunto, esaminandoli alla luce anche dell'altro cifrario, quello Mary Beaton. Infine, è anche interessante notare che in molti punti il segretario è stato in grado di rilevare da solo gli errori di contaminazione già durante la cifratura e li ha perfino corretti immediatamente utilizzando il simbolo di cancellazione o sbarrando il simbolo sbagliato o addirittura sovrascrivendolo. In tutta questa storia a me piace pensare a quanto fosse robusto e avanzato il sistema di comunicazione segreto messo in piedi da Mary Stuart, già a partire dalla chiave di crittografia che presenta ad esempio l'uso dei diacritici, niente affatto comune per i cifrari diplomatici francesi dell'epoca. Durante la prigionia Maria poteva scrivere e ricevere lettere tramite la posta ufficiale sotto la supervisione di Walsingham, e utilizzava questo canale per le comunicazioni con la regina Elisabetta o con i membri del consiglio o per le sue proprietà in Francia, per questioni non troppo delicate, insomma. Ma oltre ai canali ufficiali, la donna riuscì a mantenere contatti segreti attraverso tutta una serie di canali confidenziali, e uno di questi era proprio quello supportato da Castelnau, che inoltrava lettere confidenziali tra Maria e i suoi collaboratori nell'Europa continentale. I canali segreti però non erano immuni da intercettazioni o da eventuali occhi indiscreti, e Maria dovette quindi affrontare una grossa sfida per mantenere la comunicazione sicura e privata. La crittografia le ha permesso per lungo tempo di proteggere i suoi interessi e la sua vita, in fin dei conti un po' come accade per noi al giorno d'oggi, anche se in scala diversa. Noi facciamo ampio e disinvolto uso della crittografia, spesso senza nemmeno rendercene conto, eppure per la regina di Scozia all'epoca era una necessità che richiedeva tanto impegno e lavoro. Il fatto di utilizzare più cifrari a seconda del destinatario ci fa capire quanta attenzione venisse posta in queste misure di sicurezza e può farci solo immaginare quante lettere e documenti siano stati distrutti dopo la lettura e magari quanti cifrari siano andati perduti perché non più utilizzabili. Alla fine Walsingham e i suoi agenti riuscirono ad infiltrarsi nell'ambasciata di Castelnau a metà del 1583 e a compromettere il canale di comunicazione con Maria. Le 7 lettere ritrovate in chiaro in un'altra collezione ne sono la prova lampante. Una lettera che dimostrava il suo coinvolgimento nel complotto ordito ai danni della regina Elisabetta fu infine intercettata e decifrata nel 1586. A seguito di questo evento, Maria fu condannata a morte e la condanna fu eseguita nel febbraio del 1586. E anche oggi siamo giunti alla conclusione di questo episodio. Come al solito, io spero di averti raccontato una storia interessante. Devo dire che gli aspetti storici dell'informatica mi stanno intrigando molto in questo periodo e anche Pensieri in Codice ne sta risentendo. L'episodio è venuto molto più lungo di quanto pensassi, ma spero ne sia valsa la pena. Come ormai consuetudine, ringrazio Edoardo e Carlo per la loro donazione mensile, ai quali oggi si aggiunge anche Paola con la sua seconda donazione. Il ringraziamento è doppio per tutti perché continuate a mantenere fiducia nel progetto anche se le pubblicazioni si sono molto diradate. La buona notizia per tutti e tre però è che avete superato la soglia prefissata di 10 euro di donazioni e quindi in queste settimane riceverete a casa i nuovi gadget di Pensieri in Codice, cioè il segnalibro e gli stickers. Ora, se anche tu vuoi supportare il progetto e ricevere anche i gadget, trovi tutto sul sito pensieriincodice.it, con due i, mi raccomando,
che tra l'altro tra qualche settimana verrà aggiornato con un po' di cose nuove e interessanti, si spera. Tu resta sintonizzato, prima o poi ce la farò. Poi, altra notizia importante, come sai, Pensieri in Codice è partner del GRUSP, che in queste settimane organizza moltissime conferenze. Le prossime sono il Container Day il 12 ottobre, il React.js Day il 27 ottobre, il Laravel Day il 9 novembre, e poi ce ne sono altre, ma è inutile che ti faccio qui l'elenco completo, ti lascio il link in descrizione. Sempre in descrizione però trovi il codice sconto del 10% sull'acquisto dei biglietti. Mi raccomando, dacci un'occhiata, fammi sapere a quali conferenze parteciperai, che magari ci vediamo lì. Per il resto tagliamo corto che sono stanchissimo e sono anche stufo, persino io, di ripetere sempre le stesse cose, che tanto già le sai. Fai ascoltare l'episodio, condividilo sui social, visita il sito, fa una donazione, eccetera, eccetera, eccetera. Noi ci sentiamo al prossimo episodio. Grazie per aver ascoltato fin qui, fino in fondo, è stata faticosa per entrambi, e non dimenticare che un informatico risolve problemi, a volte anche usando il computer.